precedenti su alcune verità che forse tutti noi appunto già sapevamo, negavo o quantomeno sospettavamo. Ma la mia domanda è: come si può combattere il terrorismo dico, in maniera concreta e vera, se forse come in questo caso lo Stato non ha fornito troppe tutele e quindi è stato presente all'interno? Forse non sapremo mai tutto. E noi detto che non capita.
Dico, non è detto che non ricapiti in futuro. Ah, certo, c'è il fatto che la divisione del mondo adesso non c'è più, però certo può ricapitare, no? Sì, sì. Vabbè, professore, un attimo, facciamo un'ultima domanda e poi le conclusioni di Marco Alessandria, altrimenti ci dobbiamo. Prego. Volevo sapere, dottore, se era colore delle emissioni che si erano online, quella nuova sul mondo. C'è un'altra persona, forse se posso portare la mia testimonianza. Sono dipendente Fiat. Porto la mia testimonianza concreta, sono un ex dipendente Fiat. Ho convissuto con le Brigate Rosse sia a Torino che a Cassino. Però si parla sempre di fanno i film, le telenovelle solo sui grandi nomi. I miei colleghi che sono morti, assassinati, tipo il comandante di sorveglianti, il capitano di Rosa allo stabilimento Fiat di Cassino, sono andati in galera due colleghi miei, un impiegato e un operaio. Oltre questo livello non si è mai saputo sopra chi ha mandato ad ammazzare il capitano di Rosa allo stabilimento di Cassino. È stato ammazzato con due sorveglianti, non ne ha parlato più nessuno. Vi dico solo il capitano di Rosa. Vi potrei dire del capo officina Coletto, vi potrei dire del capo del personale Favola. Perché arriva a un certo punto e c'è silenzio, tabula rasa, e non se ne parla più quando i brigadisti stanno ancora in mezzo a noi? Io sono stato sequestrato per un giorno intero, da 5-6 di notte, tra questi ci sta uno che sta ancora in galera, solo perché ero presidente di una cooperativa delle case Fiat. Però nessuno ne parla. Sono stato costretto ad andare via dallo stabilimento di Cassino sotto il consiglio del direttore per evitare di fare una brutta fine. E mi trovo in Abruzzo dall'81. Il 76, 77, 78 e 79, nei nostri stabilimenti è stata fatta una carneficina e non ne parla nessuno. Perché? Prima domanda. E secondo, i servizi segreti che mandavano questi ad ammazzare, li posso fare uno dei due nomi che stanno in galera a Cassino, Armellino e Rossi, una impiegata e l'altro operaio. Mi fermo qua perché ancora oggi non si sa chi ha ammazzato il capitano De Rossi con due sorveglianti alle 7:30 la mattina. Grazie. Magistrati,
magistrati che vogliono sapere, magistrati che invece vogliono rimanere a Roma, al Ministero, e forse le due cose non sono compatibili. Se un magistrato vuole rimanere in un buon posto al Ministero, non basta. Che si celano dietro il sequestro Moro e probabilmente dietro tutta una serie di altri sequestri, attentati che coinvolgono potenze straniere, anche ufficialmente in contrasto tra di loro, che poi misteriosamente si riuniscono come per operare un interesse comune. Però molto spesso l'interesse comune di queste potenze, di queste strutture sovranazionali, confliggono con l'interesse dei cittadini del bene, che sono poi quelli che pagano le conseguenze. Cioè, sì, allora l'interesse superiore era quello di mantenere la divisione. E forse questo interessava un po' tutti e due i blocchi. Cioè, la cosa che mi fa rabbrividire, che penso faccia rabbrividire tutti noi, è che l'Italia, gli italiani, mi riferisco a chi all'epoca governava, chi all'epoca aveva voce in capitolo e chi ce l'ha avuta poi successivamente, nessuno si sia adoperato per scoprire veramente la verità, o anzi sono adoperati nel senso contrario per nasconderla, ecco. E questo non solo chi c'era allora, ma anche chi poi avrebbe potuto nei decenni successivi fare qualcosa per recuperare la luce almeno una parte di quella verità. Quindi probabilmente noi non sapremo mai tutta la verità, se sono andate quelle cose nella vicenda Moro come in tante altre vicende, ma possiamo farci un'idea, e quell'idea, diciamo, ci aiuta per andare avanti, per migliorare, per quello che possiamo fare noi la nostra Italia, che definire veramente povera. Bene, adesso passo la parola a Franco Alessandrini, e so che magari riapriremo, anche se sono passati tanti anni, un capitolo doloroso nei suoi ricordi, però io lo faccio volentieri, e anche vi ricordo che il 9 di maggio, che è proprio il giorno della memoria, Marco è stato invitato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a portare la sua testimonianza presso la Camera dei Deputati in occasione della Giornata Nazionale della Memoria. Noi da Pescara, io da Pescara, siamo orgogliosi di questo. Buongiorno a tutti, ci sono microfoni, ma poco male, perché mi ha molto colpito il silenzio di quest'Aula. Avendo una certa frequentazione dei incontri pubblici, mi scontro che non è frequentissimo. E questo non credo sia casuale, perché l'argomento di cui parliamo è un argomento che credo attraversi ancora le nostre coscienze a distanza di tanti anni dai fatti, che significa fare i conti con la coscienza nera del nostro paese, con il lato oscuro della forza. Mi piace sottolineare questo passaggio. Io ho avuto il privilegio dell'amicizia, tanto tempo con Peppino De Lubis, che non ha bisogno di presentazioni, ogni volta che lui fa interventi questo è il risultato, che non è stata a bocca aperta. Però mi piace un'idea, quella della staffetta generazionale tra studiosi, che prima dell'intervento di Peppino, che ha speso una vita a studiare queste cose, ci sono stati due giovani ricercatori, quali continueranno a studiare queste cose, perché la voglia di capire, di conoscere, di approfondire non si ferma con le generazioni, ma li attraversa e deve continuare. Io sono qui non già nella veste di storico, non ho la pretesa, né tantomeno figuriamoci di ricercatore, ma di testimone di quella stagione di violenza politica che c'è stata in Italia. E so che, diciamo, la storia, io porto solo appunto la mia testimonianza, è stato un filone di pensiero che
sostanzialmente, no? Dice che la storia scrivono i vincitori. Secondo questo curioso filone di pensiero, io sarei un vincitore dei terroristi, tra i loro sconfitti. Ecco, diciamo che non mi appassiona molto a questa ricostruzione, ma tuttavia riscontro un fatto, cioè che la fare conti con questo passato, con questa memoria dolorosa e nera del nostro paese, è stato un esercizio difficile attraverso questi decenni. Citava prima Andrea il fatto che venerdì prossimo, 9 maggio, è una giornata importante. Il 9 maggio 1978 è l'anniversario del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro, della Renault parcheggiata in via Caetani, la via simbolo della strada tra Piazza del Gesù e Via delle Botteghe Oscure, che all'epoca erano la sede rispettivamente della Democrazia Cristiana e del Partito Comunista. Tante volte ho sentito, sempre con gli stessi brividi, quella telefonata registrata che annuncia un amico della famiglia Moro dove sarebbe stato ritrovato il cadavere, via Caetani, ripetuto due volte come epitaffio quasi marmoreo. E la vicenda Moro è in qualche modo la vicenda più emblematica di quella stagione, la vicenda più emblematica non a caso viene ricordata in una giornata simbolica, quella del 9 maggio, in cui si ricorda quello che è successo in questo paese, si ricorda che la violenza politica che c'è stata in questo paese è stato un fenomeno devastante, che i morti che ci sono stati non sono morti per caso, per un accidente, ma perché c'era una sorta di guerra civile nel nostro paese, che ha lasciato sulle strade negli anni 70 500 morti, 5.000 feriti. E il viaggio, diciamo, della memoria e della storia naturalmente è un viaggio lento, difficile. Qualche riflessione proprio al volo. Innanzitutto però preciso questo aspetto, effettivamente ho accolto naturalmente con un grandissimo onore quello di relazionare il 9 maggio in questa occasione così simbolica. Essendoci tuttavia questo rilevante dettaglio della mia candidatura a sindaco per questioni di par condicio, ho ricevuto una telefonata per qualche tempo fa da un solerte funzionario del Quirinale. Il mio intervento verrà rinviato agli anni prossimi. Poco male, ma quello su cui vorrei brevemente riflettere con voi è questo. Il caso Moro rappresenta, come dicevo prima, l'emblema di quello che Peppino De Lucis nei suoi studi definisce l'omicidio politico selettivo. Prende un bersaglio che vuole. E non è, ci sono tanti casi, solo naturalmente nel nostro paese, io penso di tanti, no? L'omicidio Kennedy del 22 novembre 63. Penso anche all'omicidio di Olof Palme, il primo ministro svedese, mi sembra fosse l'86, freddato all'uscita di un supermercato. In Svezia, diciamo, non si usano molto autobruscotti e queste cose qui. E guarda caso, su entrambi c'è un grande punto interrogativo, su entrambe le vicende, voglio dire, c'è un grande punto interrogativo. Perché questo ti dà appunto il senso di come lo sviluppo dell'Europa post seconda guerra mondiale, con i blocchi di potere est, ovest del mondo, insomma, ha inciso un poco sulle nostre vite. Se penso a Moro non posso non pensare al ruolo strategico del nostro paese, al confine tra l'est e l'ovest del mondo. Non posso non ricordare che nel nostro paese negli anni 70 c'era il più grande partito comunista del mondo occidentale. Non posso dimenticare che Moro era l'uomo del dialogo in quel mondo. E non posso non convergere con le conclusioni di Peppino, non solo, per cui ovviamente l'omicidio Moro ha bloccato la crescita politica, sociale del nostro paese, imprimendo una direzione inevitabilmente diversa. Qualche parola su questo ruolo ambiguo, terribilmente ambiguo dei servizi, dei pezzi dello Stato, per cui non, insomma, si finisce per non capire chi sono i buoni e chi sono i cattivi, una commistione solente, imbarazzante e terribile. Peppino, insomma, ci ha illustrato ovviamente questo contesto europeo in cui matura l'affare Moro. Io penso per esempio a un'altra vicenda che ha scosso, attraversato le nostre coscienze, che
12 dicembre del 69, alle 16:40 esplode una bomba nell'atrio della Banca Nazionale dell'Agricoltura, posta appunto in Piazza Fontana a Milano, pieno centro, dietro il Duomo, muoiono 16 persone, ci sono state vittime dell'inizio della strategia della tensione. E qui, sebbene non si sia mai approdato in una verità giudiziaria, questo è un altro grave, un'altra grave ferita del nostro paese, quella per cui le grandi vicende di stragi non hanno portato un'indicazione di colpevoli. Però se la giustizia italiana non è riuscita in questo, io lo cito sempre perché è emblematico di quel paese ci siamo, all'esito del lunghissimo procedimento che ha concluso su Cassazione dopo tanti anni, i parenti delle vittime della strage di Piazza Fontana, costituiti parti civili, sono stati condannati al pagamento delle spese processuali. In che ruolo viviamo? Però anche su Piazza Fontana c'è, questo naturalmente da ciò la necessità che il lavoro dello storico prosegua, approfondisca, c'è la piena consapevolezza consacrata appunto nella letteratura scientifica dominante che essa è nata, che questa strage è nata naturalmente nell'ambito dei servizi anch'essi deviati. All'epoca si diceva destabilizzare per stabilizzare, cioè bloccare in una parola il vento di cambiamento con la paura, con il terrore cieco incontrollato. Pensate cosa significa non trovarsi in una banca e poi diciamo, non uscire più. Poi vorrei, nell'avviarmi alla conclusione, perché Luna non voglio usare di voi, vorrei in qualche modo diciamo, parlare di questo aspetto molto naturalmente personale, perché la vicenda di mio padre, fatto, chi c'è dietro, cose di questo tipo. Io personalmente, diciamo, ho sempre cercato, pure nella difficoltà del mio ruolo, di mantenere sempre una linea di oggettività. Allora mi sono così solente confrontato, per esempio, con quel pezzo di magistratura che non ha mai voltato la faccia e ha indagato su questi fenomeni. Io ho letto le carte, ho visto una volta, sono andato a Torino, lui si chiamava Laudi, era forse noto per essere procuratore, diciamo, giudice sportivo, morto di infarto da appena 61 anni, che fu uno dei protagonisti insieme a Caselli di quella stagione investigativa straordinaria. Quindi questa enorme mole di carte, trascorrendo una mattinata che mi resta impressa. La lettura di quelle carte, unitamente naturalmente ai dialoghi e ai confronti, non mi ha reso una versione consolatoria, perché non sa cosa c'era dietro. E come ho avuto modo di dichiarare anche, diciamo, altre volte in passato, io penso che quella vicenda di mio padre si ascriva a quella categoria, no? Descritta da Hannah Arendt nel suo celebre libro La banalità del male. Cioè il fatto che purtroppo negli anni 70, i 500 caduti, alcuni esiste, il Signore ha toccato un tasto molto importante, che la galassia vittimaria è estremamente complessa. Io so che esiste questo discorso, diciamo, orrendo, ma veritiero delle vittime di serie A e delle vittime di serie B. Ed è chiaro che questo percorso della memoria è importante affinché esso sia il più inclusivo possibile, perché all'epoca l'uomo veniva in qualche modo degradato dalla propria umanità e trasformato in simbolo. Padre è caduto perché è giudicato simbolo di una, diciamo, procura della Repubblica efficiente, in grado di dare un po' di smalto a queste polverose istituzioni repubblicane. La banalità del male è il resoconto del processo ad Eichmann celebrato in Israele nel 61, Eichmann, il criminale nazista che i servizi israeliani prelevarono e processarono. Quel libro straordinario, che consiglio a tutti, in qualche modo ci descrive la metodicità dello sterminio paragonabile alla, no, alla stessa impegno che si potrebbe profondere in una razionalizzazione del catastro, e questa è la banalità del male. E niente, io penso, mi avvio davvero alla conclusione, che sia veramente importante questa staffetta generazionale. Ritorno su questo concetto perché vedo un auditorio molto attento e questo mi sembra la migliore conferma che c'è in Italia, che non si arrende, che vuole andare avanti, che vuole capire, perché insomma,
vogliamo essere un paese normale in qualche modo. Grazie. Ringraziando i miei figli, i miei canali, tutte le mattine, vorrei che mi sia